Partì un mese dopo. Stipai i miei 23 anni nella Spalding e in due sacche da marinaio. Mi feci portare da mamma ed Emmanuel a Charles de Gaulle. Fu una decisione che non trovò ostacoli. Mamma disse che era una scelta giusta. Interrogò le carte e chiamò la sua amica per comunicarle che avevo accettato il lavoro allo studio legale. Parlai io con uno dei soci, il signor Leoni, e capii che era una buona offerta. 6 ore al giorno per 350.000 lire al mese, più dei piccoli incentivi. Avrei dato una mano su cause di estradizione degli extracomunitari. Lo strappo difficile avvenne con i Domago e con Marie. Al caffè organizzarono un brindisi con i clienti più affezionati, a cui parteciparono i miei amici, e non Lunette. Philippe si commosse. Io non versai una lacrima. Bevi 5 flutti di champagne e mi feci riaccompagnare da Antoine. Il mio amico non l'aveva presa bene. Continuò a scusarsi per il comportamento della sorella, era una testa matta, e pensava che avrei dovuto superare il trauma restando a Parigi. Gli dissi che non era un trauma e che non volevo più parlare di sua sorella. Ti conosco, Lib. Monami aveva ragione, ero frantumato. Mi schermai e non parlai con nessuno. Per un primo periodo mantenni le abitudini in modo impeccabile e vestì con una sciarpa rossa di papà che avevo trovato nella casa del Marais. Caddi in un unico episodio increscioso all'hotel di La Mognon. Frignai guancia a guancia con Marie. Esitavo, evitavo di farmi vedere per strada. Prendevo il metrò il minimo indispensabile. All'università non andai più. Studiavo da casa e a mamma dissi che sarei tornato dall'Italia solo per gli esami. Partì davvero. Decollai da Charles de Gaulle in un pomeriggio terso. E mentre l'aereo prendeva quota e il mio vicino di posto si aggrappava ai braccioli della poltrona accennando un broncio di spavento. Io allungai il collo al finestrino e sbirciai la mia Parigi che dall'alto è d'argento. Addio. E la disprezzai con tutto me stesso per la sua bellezza folgorante. Buonasera, buonasera a tutti. Abbiamo deciso di iniziare così, per ogni parola poteva essere travisata, poteva risultare retorica. Abbiamo preferito far parlare il libro e mettere la bellezza di fronte all'orrore e lasciare che le parole della letteratura ci suggerissero qualche riflessione, qualsiasi essa sia, intanto va bene in questo momento. Io sono molto contento di poter presentare insieme questi due romanzi, perché Marco Peano è al suo esordio, invece Marco Missiroli è ormai cavalca ormai una carriera brillante. So che tu non vuoi che lo dica perché ti intimidisci, cosa che avete notato probabilmente leggendo il libro. Questa timidezza forse è anche una delle caratteristiche principali di entrambi i romanzi. Abbiamo dei personaggi che hanno il coraggio della loro fragilità. Come abbiamo detto ieri, il festival ha una serie di temi che tentiamo di affrontare. Il tema di oggi, visto attraverso due romanzi contemporanei molto diversi, in realtà accomunati forse dall'opposizione con cui trattano questi temi, è sicuramente la fine del candore. Questa fine del candore viene affrontata in una maniera completamente diversa da un certo punto di vista. In realtà poi sul finale abbiamo delle confluenze. Sembra quasi che il romanzo di Marco finisca laddove inizia quello di Marco Peano. Sarà difficile, cerchiamo di capire che lui è Marco e lui è Marco, quindi abbiamo dei problemi. Se io dico Marco e Marco, voi guardate la mia faccia da che parte va, così almeno capiamo di chi stiamo parlando. Altrimenti tutte le volte, come a scuola, io devo ripetere Marco Peano, Marco Missiroli, diventa più complesso. Io volevo iniziare da Marco Peano per un diritto di esordio, mi sembra anche corretto nei suoi confronti, è anche giusto, no scherzo. In realtà Marco è un esordio che sembra un romanzo ormai dell'affermazione, ha fatto 90 presentazioni quest'anno, il libro ha avuto un riscontro enorme e apparentemente quel riscontro forse potrebbe sembrare che è dovuto al fatto che è un libro che tratta dei temi universali, no? Tratta alcuni temi che ci toccano direttamente, chiunque di noi è toccato da determinate cose che ci accomunano e rendono universale il tema che affronta Marco Peano. La scomparsa di
una persona cara già è un tema che sentiamo vicino. La scomparsa della madre, come dice anche Marco nel libro, ci rende orfani una volta sola, probabilmente perché quella forma di diventare orfani è una forma definitiva. Ci sono, appunto, è una cosa che vorrei analizzare all'interno di questo incontro, soprattutto delle strutture all'interno del romanzo che ricordano il tema. Il tema, per chi non avesse letto il libro, è la storia di un ragazzo, Mattia, che cerca di affrontare la malattia della madre, cercando di reagire come può a quella che per lui è una novità tragica, ma in ogni caso è una novità. Immaginate quindi un ragazzo di 26 anni che si trova improvvisamente con una madre che aveva già subito diciamo le conseguenze di un cancro, che si ritrova di nuovo al cospetto di questo enorme mostro. Uso la parola volontariamente mostro per un motivo: la struttura del romanzo e moltissimi passaggi ricordano moltissimo la struttura dei romanzi di genere, i romanzi horror. È proprio una delle caratteristiche principali e io partirei proprio dall'incipit. L'incipit del romanzo è: la madre sarebbe tornata. Questo è riferito a un episodio specifico, nel senso che la madre ritorna a casa dopo i trattamenti e si decide di seguire il trattamento a casa da quel momento. In realtà questa madre sarebbe tornata diventa un leitmotiv per tutto il romanzo, perché la madre è come all'inizio una figura fisica, poi diventa un fantasma, poi diventa una persistenza, fino a trasformarsi in un'ossessione. La prima domanda che ti voglio fare infatti è proprio riferita a questo: quanto è stato importante, dal mio punto di vista è un continuo ribadire questo, segnalare il fatto che comunque si trattava una storia che volevi che fosse di fiction, cioè quanto volevi tenere distante il fatto che le persone potessero pensare a una mimesi, e quanto poi ti sei accorto nel corso delle presentazioni, ormai possiamo fare quasi un resoconto, quanto questo invece fosse impossibile. Buonasera, eccoci. Tanto grazie per essere qua, ed è un grazie molto sentito, perché insomma questo palazzo ha una storia, e trovarci, grazie all'altra metà del libro, grazie a Michele Vaccari, io e l'altro Marco qui a parlare con voi, è un privilegio, quindi vi ringrazio davvero. La risposta è sì, anche se non c'era una domanda che voleva avere un sì o un no come risposta, nel senso che il mio romanzo si intitola L'invenzione della madre. E perché mi interessava che fosse chiaro fin da subito di che cosa si sarebbe parlato. E la parola invenzione sta dentro un titolo, dal titolo a un romanzo che in realtà è profondamente basato su un'esperienza autobiografica. Anch'io, come Mattia, il mio protagonista, ho accompagnato per un tempo molto lungo mia madre attraverso un percorso di malattia, con la malattia che più ci spaventa, quella di fronte alla quale spesso cerchiamo di svicolare anche linguisticamente, che è il cancro, per un periodo molto lungo che è durato 10 anni. Il romanzo si apre all'inizio dell'ultimo anno di vita della madre e ha questo incipit: la madre sarebbe tornata, che, come diceva giustamente Michele, diventerà un motivo ricorrente fino a incarnare le forme di un'ossessione, perché Mattia, in quei 10 anni in cui ha assistito la madre, che sono 10 anni, chi ha avuto una persona malata in casa lo sa, non soltanto disperati o disperanti, ma anche pieni di felicità per cose microscopiche, pieni di vita, pieni di voglia di rivalsa, pieni di momenti di esaltazione seguiti da momenti di profondissimo sconforto. In quei 10 anni è cresciuto, perché la malattia della madre è arrivata quando lui aveva 17 anni e per i 10 anni successivi, fino ai 27, lo accompagnerà in maniera profonda. Quindi vuol dire che in una fetta dell'esistenza così fondamentale come quella della crescita, della post-adolescenza, della presa di coscienza di sé e del mondo, che cosa si sperimenta a 17 anni? Si sperimenta
le prove della vita adulta, si cerca di capire quale sarà il nostro futuro, quali sono le nostre passioni, come portare avanti un percorso di vita che sembra ancora tutto da costruire, tutto nebuloso. E quando il percorso di vita implica una presenza in più in una famiglia, e la presenza in più è la malattia, tutto si complica perché è necessario diventare adulti molto più in fretta. E il mio personaggio però rifiuta il diventare adulti, perché diventare adulti significa sapere che quella vita, che è la vita della madre di Mattia, ha un termine, e quindi rinunciare alla persona che si ama di più e dalla quale si è amata di più. Dice anche con chiarezza questa cosa, una frase anche molto forte nel libro. A un certo punto, proprio a due terzi, mi sembra, più o meno del libro, tu dici non è vera questa cosa, che di fronte al dolore si cresce. Cioè non è una cosa che ci hanno abituato, in cui automaticamente siamo stati cresciuti, forse anche, come dire, un modo per cui intere generazioni sono state cresciute di fronte a questo, no? Il fatto che il dolore ci dovesse crescere, quasi come se fosse un obbligo. E in realtà mi fa piacere essere su questo palco con Marco Missiroli, che non soltanto è un amico e un autore che stimo, ma perché adesso è stato letto una pagina dal suo romanzo. All'interno del suo libro, ad esempio, viene citato molte volte Camus, e quell'incipit sulla mamma morta oggi, che insieme a quello di Kafka e dello Scarafaggio è uno degli incipit, secondo me, più folgoranti della storia della letteratura, la dice lunga anche sul tipo di approccio che mi interessava affrontare. Per rispondere alla tua domanda precedente, non ero assolutamente interessato, io per primo, a scrivere un diario personale o a scrivere uno sfogo o a aprire la pagina dando una vomitata d'alfabeto in faccia alle persone, ma ero interessato a dire: ok, mi è successa questa cosa, io ho a disposizione, so di avere le parole perché sono il mio lavoro, perché le frequento ogni giorno per motivi professionali, provo a incanalare le due cose e farle diventare una cosa sola. Prendo le parole, prendo il mio dolore, le mescolo insieme e cerco di usare un'esperienza privata per raccontare qualcosa di universale. Senza dubbio, infatti, secondo me l'elemento fondante del fatto che racconta il fatto che tu volessi in qualche modo fare una storia di fiction è l'utilizzo della terza persona, che crea inevitabilmente, no, quella distanza che ci permette di raccontare le cose anche più gravi, con una partecipazione che rimane dentro di noi. Quindi poi il giudizio su quello che stiamo leggendo è assolutamente lasciato a noi lettori, non c'è intromissione da parte dello scrittore con le sue emozioni. Al contrario, nel libro di Marco Missiroli c'è una storia che è molto di fiction, ci sono poi delle cose che diremo che riguardano te, vabbè, però diciamo una storia fondamentalmente di fiction, dove si racconta però un modo diverso di approcciare il dolore. Bisogna capire se nel libro di Marco il dolore che c'è è chiaro quale sia, e non c'è bisogno neanche di ribadirlo. Invece nel libro di Missiroli c'è questo filo rosso di un dolore continuo che si ripete, anzi proprio il romanzo è costruito, questa è l'impressione che ho avuto io, come se continuamente lui arrivasse a un attimo di superamento di questo dolore personale, che secondo me è la ricerca poi di quella libertà, emancipazione, io direi in generale, sia di adolescente sia di maschio, sia soprattutto di emancipazione da una figura di madre, anche in questo caso, che comunque è molto presente. C'è un punto nel libro esattamente in cui Marco Missiroli dice: il mio modo per, la parafraso, non cito testualmente, non sarò in grado, dice: io per superare questo dolore ho affrontato dei viaggi, ho conosciuto donne, ho letto moltissimi libri. Di questo poi ne voglio parlare, perché secondo me c'è un richiamo forte a un tipo di letteratura e non a un'altra erotica del Novecento italiana. E quindi è come se tu trovassi continuamente un modo, perché il personaggio sembra quasi che abbia una fame di vita, cioè a differenza di Mattia, che si rinchiude in se stesso, non può quasi scappare da quel paese, come se fosse un paese maledetto da cui non riesce a fuggire, al contrario. E questo qui è uno dei primi romanzi in cui lo fai, in cui ci sono le città, perché di solito tu sei uno scrittore molto di distanze, di luoghi chiusi, luoghi desolati. Sì, beh, il Mattia è davanti all'animale morente per eccellenza, la madre, il mio è davanti all'animale vivente per eccellenza, che è la crescita.
queste due divergenze sono fondamentali per creare quel principio di Archimede che Hillman diceva essere il dolore. Ogni volta che noi affrontiamo un tipo di dolore di un certo peso, spostiamo l'energia dello stesso peso dall'altra parte che va recuperata, la resilienza. Mattia per Di Peano è un resiliente su se stesso, cerca e scava e consuma le proprie energie per cercare quella che è la sopravvivenza della felicità. Io purtroppo ho la felicità davanti in questo caso, il purtroppo è perché la ricerca di una felicità davanti a niente è una grande condanna, una missione in un certo modo. Questo qui si chiama pure Libero Marcel, ha un nome talmente sfigato che uno che si chiama libero deve per forza essere imprigionato, è un po' una nemesi di se stesso. E a quel punto ho detto, gli do la massima caratura di un diamante con un nome di liberazione e lo metto in una condizione di precarietà emotiva, quello che ero io. Vergine a 20 anni a Rimini, che equivale a dire essere in guerra, significa in parte ricostruire quella che è la riparazione femminile attraverso le donne che non hai incontrato. Tutte quelle che ti rifiutano spostano il grado di solitudine di un principio di Archimede che diventa dolore. A quel punto hai due scelte, misoginia e aggressività, rot, o ricostruzione e riparazione del dolore, quindi introiezione e introspezione del femminile. Si parla di uomini femminili in questo caso. Infatti la cosa che secondo me è particolare di questo romanzo, di solito noi siamo abituati al fatto che le storie procedono per conflitto. Al contrario, questo conflitto non è mai, diciamo, portato fuori, è sempre un conflitto interiore, c'è quasi proprio una... Ecco, in questo caso è come se lui non riuscisse mai a sverginarsi veramente da questa possibilità di urlare la propria dolore. Cioè anche nei momenti peggiori, anche quando... anche in questo caso la madre soffrirà, lui non ha mai un momento vero di rabbia, ed è strano per un personaggio di questo tipo che attraversa tutta quella serie di esperienze. È quasi un dolore piccolo borghese, no? Fastidioso, tenuto, igienico, sotto il Kashmir. E questa è una cosa che mi ha fatto talmente arrabbiare al primo pensiero. Poi ho pensato, io ero così, vengo da una famiglia proletaria, non vengo da una famiglia piccolo borghese. Poi piano piano con la mobilità sociale anche il dolore è diventato edulcorato. Ed è una cosa molto bella mettere il guinzaglio dorato al dolore. Dolore nero, perché crea un ossimoro, e questa è la letteratura in parte. A un certo punto ho pensato, Mattia Di Marco è un personaggio che ha già la ferita più grande all'inizio del libro. Il mio ha una ferita minore che può essere aggravata o riparata. Il sesso è un aggravante, non è un riparante, e in questo caso qua è ancora un doppiamente aggravante perché non è raggiungibile. È un vergine eterno il mio personaggio. No, ne approfitto perché ci sei, la scorsa volta abbiamo fatto una presentazione con Marco, non mi è venuto in mente di chiederti una cosa. Secondo me, e poi mi voglio collegare a questo con Marco, perché c'è una similitudine sulle fonti di ispirazione che citate. Secondo me c'è una differenza fondamentale. Allora, in tutti e due i romanzi si citano opere letterarie e opere cinematografiche, diciamo così in maniera generica. Quello che trovate però, e questa è la mia impressione, poi adesso mi dirai se sbaglio, è che i romanzi che tu citi, oltre che stilisticamente influenti, secondo me in parte, sono romanzi però più essenziali per una crescita che forse i tuoi, tra virgolette, chiamiamoli romanzi che tu metteresti in cima al mondo della letteratura. Cioè non sono i romanzi forse proprio migliori in assoluto per qualità tecnica, lingua, però sono essenziali per la formazione di una persona. La tua domanda è quanti cliché... La tua domanda nascosta è quanti cliché ho usato in questo romanzo? Sì, ma ti voglio bene, non posso farlo. La risposta è... L'intelligenza dell'amicizia è quella di svelare ogni tanto. Io credo che la risposta sia ogni cliché usato, tu scrittore devi avere i coglioni di ribaltarlo secondo l'introspezione del protagonista. Se tu non usi un cliché perché hai paura che gli altri dicano che sei un cliché, hai già fallito. E quindi romanzi semplici di crescita diventano romanzi di decrescita. Questo è subito imminente. Per cui ho scelto dei cliché di liberazione perché sono stati anche i miei. La banalità, diceva Bressé, la mostra fotografica che c'è sotto, è lo svelamento dell'unico poi messo nell'abitudine. Però in mezzo ce l'hai messa delle opere che di solito non vengono citate. Bravo. Un amore di Dino Buzzati perché non anche, è perché, un romanzo perché anch'io ho le mie bosche bianche che mi hanno fatto crescere. Un amore di Dino Buzzati perché secondo me quella fan amorosa è cruciale, soprattutto Mentre morivo di Faulkner, un libro polifonico postmoderno. Hanno detto che David Foster Wallace ha inventato il moderno, mi viene da ridere. Leggete Faulkner Mentre morivo. È venuto in mente anche che l'ingenuità di Libero mi ricordava un po' la Ginia di Pavese. È così. Della Bella Estate. È così, so. Perché tu leggi molto, sei un ragazzo estremamente arguto, quindi fare presentazione con te è come andare in psicoterapia. E il discorso
E questo infatti mi porta... io ho già paura adesso, sì, sto tu... per scappare, ve lo dico. Infatti se c'è qualche estrezza... Perché peraltro per te mi sono preparato, per Peana è andata, scusami, è andata qualche... automatica a sapere cosa citava, avevo le sapevo tutte. Per dissimulare, se c'è qualche strizza cervelli in sala, poi se mi lasci il bigliettino, insomma, va bene. Quello per risponderti, il cliché è fondamentale per la crescita del personaggio. Se il personaggio annoia, hai fallito con i cliché. Se i personaggi ti tiene attaccati alla pagina, non hai fallito, il mio non annoia. Il tuo non ha fallito, anche perché adesso stavo pensando questa cosa qua, in fondo tutti e due i romanzi possono essere definiti nostri come romanzi di formazione e di crescita, però che cosa succede? Succede che nel mio c'è un personaggio che di fronte a un dolore enorme, come dici tu la ferita ce l'ha già all'inizio, si ostina a rimanere uguale a se stesso sempre, nel tuo la sua ferita arriverà dopo, semmai in quel momento c'è un'apertura, c'è la scoperta del sesso, continua a cambiare, cioè come se ogni pagina cambiasse, non soltanto quando cambia città, quando cambia stato, sono vergine, non sono più vergine, sono ancora meno vergine perché ho incontrato una donna espertissima, ma è in evoluzione continua fino al finale, che non rivediamo, in cui la situazione si ribalta, lui torna profondamente più se stesso, e quindi credo che la cosa che diceva Michele, a parte che mentre morivo lo rivendico anch'io subito, perché non posso non citare Faulkner e la morte della madre, è subito un'esperienza che il lettore in entrambi i nostri romanzi si trova davanti con violenza. Ma anche tu scrittore, violenza. Anche il tuo incipit autoriale è totalmente devastante. Provate voi a scrivere un romanzo con l'inizio la madre sarebbe tornata, cioè vuol dire che il fardello arriva. Quindi la mia domanda che ti faccio a bruciapelo è: come hai fatto? Perché abbiamo già escluso Michele dalla conversazione? No, io vi lascio parlare. Perché questo, lui non esiste più. No, vai. C'è una sfida tra di voi, a me interessa, io me la guardo, me la godo, tanto ve la godete anche voi. Tanto solo sai che poi la domanda la chiedo a te, perché iniziare direttamente coi pompini Però è la stessa cosa, in realtà è la stessa cosa. È la stessa cosa, cioè non mi puoi venire a dire che Eros e Thanatos non sono la stessa cosa, no? Quindi è lo stesso tipo di inizio. Infatti una domanda che io mi ero preparata era questo, cioè voi avete incominciato in quel modo lì subito a definire il territorio, cioè non avete neanche per un attimo... Ma sai perché? Perché non volevamo prendere in giro il lettore, secondo me è veramente questa la risposta. La risposta è: senti, tu hai un sacco di tempo davanti a te, la tua vita dura quel tot di anni, i libri che leggerai sono questi. Quindi, quante volte hai sentito parlare di cancro, io ti dico come te lo racconto in un'altra quante maniera. Quante volte hai sentito parlare anche di sesso, assolutamente, di crescita, sì, di amore. Allo stesso modo. Ho detto: senti, io parlo di questa cosa qua, non ti interessa, chiudi il libro pagina 2, ti interessa, vai avanti, ti annoia pagina 50, chiudi il libro pagina 50. Cioè era giocare con... Questo non l'ha inventato Peano, l'ha inventato King. No, ma ci mancherebbe, però era giocare con le carte più scoperte possibili. Io lo so che tu vuoi portarmi a parlare di letteratura horror. No, perché voglio capire perché l'hai usata. L'ho usata cioè perché... nel senso che io ho capito una cosa molto bella. Invece che fare un romanzo pietista, Peano ha usato il gemello malvagio del pietismo, che è il cinismo. E questa qui è una cosa che è una sfida, perché comunque ogni minuto potresti cadere continuamente nel cattivo gusto, oppure potresti continuamente essere accusato di sfruttare un dolore per poter portare la parola e il mondo della letteratura da un'altra parte. Invece questa qui è, secondo me, no, la caratteristica è il fatto che Marco ha un controllo costante. Infatti tutto il romanzo non è, diciamo, un flusso di coscienza, sono pezzi che quando stanno per arrivare, diciamo, a quel punto di rottura in cui sarebbe troppo l'ossessione, sarebbe troppo la morbosità, sarebbe troppo forse anche il riferimento, io ho sentito che tu, come dire, li abbia chiusi passando perché ad altro. Io cercavo di evitare la pornografia, esattamente come Marco ha cercato di evitare la pornografia, c'è una pornografia del dolore o dell'eros molto precisa che costringe l'autore a scrivere quasi in automatico, portando ai cliché, che diceva prima Marco, e portando a due possibili strade. Se leggi un romanzo pornografico, nel senso più letterale del termine, e vuoi indurre, diciamo, un desiderio, il desiderio lo induce Marco, la pornografia induce l'eccitazione, che è un'altra cosa rispetto al desiderio, se leggi un romanzo, come nel caso del mio libro, in cui si parla di morte, si parla di scomparsa, è pornografico se tu induci le lacrime, se induci il dolore a tutti i costi. A me questa cosa non interessava assolutamente. C'è un autore che è anche torinese, che ha scritto un libro su una madre morta e che non citeremo, che secondo me ha scritto un romanzo pornografico. Sì, Gramellini, sì. No, così almeno diciamo i nomi.
Però, non si offende, no, sicuramente, con tutti i soldi che ha non si offenderà. No, ma ci mancherebbe. Cioè, a me quella cosa lì non interessava. Io ho letto questo libro quando avevo ormai finito di scrivere il mio. Ci ho messo un po' di tempo a scrivere il mio romanzo, ci ho messo 7 anni perché questa cosa da affrontare era tosta. Per rispondere alla domanda di Marco... A proposito, scusa, nei 7 anni, questa costruzione... Perdonami se lo dico, però secondo me è così. Questa costruzione a metastasi che procedono, cioè tu non hai costruito un romanzo in cui hai detto vabbè, io incomincio a scrivere, tu hai fatto proprio dei piccoli pezzi ed è una cosa molto, molto precisa, cioè non ho calcolato quando sono lunghi tutti questi pezzi, però sono molto simili per ampiezza, cioè non ci sono mai dei momenti di scrittura esagerata, anche laddove... come dire, la situazione lo permetterebbe, cioè nel momento proprio di stacco definitivo lì avresti potuto lasciarti andare e lì di nuovo ritorni con un controllo, cioè il personaggio anche lì, come nel caso di Marco, non è mai un personaggio in cui senti la rabbia, la senti tantissimo, ma non la vedi mai, diciamo, esibita in nessun modo. Lui stesso non reagisce alla morte come io pensavo, come ti ho detto ieri. Io pensavo che alla fine facesse il finale dell'inquilino del terzo piano, cioè lui vestito da donna che si suicida dalla finestra, perché ho detto, un personaggio, se voi leggete il romanzo ve ne accorgete, che non riesce a sopportare in nessun modo la rassegnazione e vive dentro ai feticci di questa madre, a un certo punto farà un gesto eclatante, invece c'è un finale dolcissimo. Perché, allora, il libro è diviso in 3 parti, viene raccontato l'anno prima, l'ultimo anno di vita della madre, nella prima parte, poi c'è una sezione molto breve in cui viene raccontata la scomparsa, la morte della madre, e poi c'è una sezione finale in cui viene raccontato l'anno dopo. A me interessava soprattutto arrivare all'anno dopo, perché se ci pensate, quello che accade quando una persona scompare, quando una persona muore, ha esattamente le stesse dinamiche della fine di un amore, della fine di una relazione. Quando due persone si lasciano, gli oggetti continuano a parlare per la persona che non c'è più, la bolletta, se abitavano insieme, del telefono continua ad arrivare all'altra persona e con quel nome che tu non vorresti leggere o che ti fa soffrire vorresti leggere, vorresti che continuasse ad arrivarsi la bolletta con il nome di lei o di lui, e il tipo di mancanza, anche se la persona è viva, sta bene ed è lontana da te, esiste ancora, è qualcosa che continua a parlarti, a visitarti, e quindi il tentativo era proprio quello di raccontare questa cosa qua. Qualche sera fa ho avuto il piacere di, e poi sembra che veramente, stando sulla parola pompini, come direbbe Tarantino, ci facciamo i pompini a vicenda, ma ho avuto il piacere di assistere alla presentazione che ha fatto Marco Missiroli a Torino del libro di Niccolò Maniti, L'ultimo Anna, e c'è questa frase, io il libro non l'ho ancora letto, c'è questa frase che hanno scelto in casa editrice per la quarta, che è: la vita non ci appartiene, ci attraversa, e che mi sembra perfetta per descrivere non soltanto i nostri 2 libri, non soltanto i tuoi libri, ma la letteratura. Cioè quel tentativo di attraversare un periodo della vita, di un'esistenza di un personaggio, e farlo diventare per quel momento tuo, e poi ci sarà il distacco, perché c'è sempre l'ultima pagina, c'è sempre un momento in cui le storie finiscono, che siano storie d'amore, storie di morte, storie di vita, hanno tutte quante un orologino sopra che ticchetta sapendo che prima o poi arriva il finale. Quindi mi sarebbe sembrato pornografico, sbagliato, arrivare a un finale. Tu sei molto... mi conosci troppo bene, perché nessuno aveva tirato fuori l'inquilino dal terzo piano dal mio libro, ma c'è questa cosa qua, come c'è il cinema, perché mi interessava spostare, come Marco ha usato la storia della letteratura, io ho usato la storia del cinema, perché non possiamo rinunciare a delle forme di ragionamento che passano attraverso le storie scritte da altri, e anche il mio personaggio che lavora in una videoteca, che nel 2005 in cui ho inventato il romanzo è un posto destinato a scomparire, perché c'è Blockbuster, perché c'è qualcos'altro, c'è la pirateria, e tutto quello che accade nel romanzo è una consunzione. Perché tutto mi sta crollando addosso. Esattamente. E questa cosa qua serviva per dire ok, io continuo a ragionare per storie, ma nel mio caso parlavo di Blockbuster, anche lì di film che sono stati la mia formazione, ed è una formazione ingenua, perché non c'è soltanto dentro Kurosawa o non lo so. Beh, però citare Il filo spinato di Suspiria, vedi che non te lo ricordi manco, Il filo spinato di Suspiria vuol dire che ci giochi anche un po', cioè vuol dire che all'interno del fatto di mettere dei film che si riferiscono, in ogni caso viene fuori un amore per la letteratura e per il cinema, perché per me ad esempio Suspiria, oppure
Lovecraft, cioè per me non c'è una differenza in quel caso di tra cinema e letteratura, perché lì stiamo parlando di visionario, quindi è cinema assolutamente, così come quando parliamo di Polanski parliamo di letterario, quindi questa cosa è molto forte. Non so se ti sei accorto, adesso farò una cosa colta finalmente, cioè aspettavo questo momento da tutta la presentazione, cioè questo... Io ho paura, non sì, so sì, andare. Un momento spaventoso. Non so se ti sei accorto che nel romanzo di Marco c'è una frase di Whitman che lui cita, secondo me in realtà omaggiando te, perché lui fa praticamente una sinossi perfetta del sono tuo... Sono usciti insieme del tuo, libri, del tuo non ci parlavamo. Lui sai che è un po' psicologo, quindi riesce anche a essere paragnostico. Secondo me c'è questa frase che racconta perfettamente il tuo libro, non mi devi dire che è così, perché nel senso va bene, no, fidati. Lui riesce a essere paragnostico come tu riesci a essere paraculo. Fidati. Che è, esatto, bravo, esatto, che è: tra i rumori della folla ce ne stiamo noi due, felici di essere insieme, parlando poco, forse nemmeno una parola. Ora, secondo me ogni frase, questa è una mia idea, però ogni frase di questa citazione di Whitman racconta un po' anche questa cosa che c'è nel romanzo, cioè il fatto che in realtà non c'è mai un dialogo, sai, noi siamo abituati al fatto che il romanzo a un certo punto c'è il momento dello spiegone in cui il figlio parla con la madre, gli rivela il suo dolore, la madre dice no, non ti preoccupare. Invece in realtà, e questa non è le cose più belle che ha questo romanzo, loro riparlano di cose comunissime, fino ad arrivare al punto che lui le dà persino della stupida, perché questa donna giustamente sta soffrendo un male atroce, incurabile, di cui forse non si rende neanche completamente conto della gravità, perché poi c'è quel famoso discorso per cui i medici dicono delle cose a loro che loro hanno sempre questa difficoltà a dover dire al diretto interessato, che è una cosa che abbiamo vissuto tutti, credo. A un certo punto c'è il momento che il medico ti dice guarda, è così, restano 10-12 mesi di vita, buongiorno, vaglielo a dire. E quindi c'è questa situazione atroce, agghiacciante che abbiamo vissuto tutti nella nostra vita, e c'è un momento in cui la madre, se non sbaglio, chiede quando è che tornerà a guidare. E lui in quel momento lì dice una frase, un cinismo allucinante, infatti mi ha stupito quello, cioè il fatto che un personaggio che ha questa adorazione verso la madre così, così estrema, che è un'adorazione, in alcuni momenti ci sono dei momenti, perché il fatto di confermare le fidanzate dalla madre è una roba molto italiana, se vuoi, però anche quasi rituale che fa il libero. Cioè, quindi mi chiedevo, lì uso un cinismo proprio... assurdo, non hai pensato che lì potessi sporcare tutta quella costruzione di un amore che avevi fatto? Perché è come se a un certo punto libero prendesse a pugni in faccia una fidanzata. Guarda, no, in realtà ho la presunzione di dire di no, nel senso che io all'inizio ho fatto questo riferimento breve al fatto che mi interessava chiamare le cose con il proprio nome, mi interessava chiamare il cancro con la parola cancro, non il brutto male, il male che non perdona, perché se utilizziamo dei giri di parole per dire una cosa così importante rischiamo di distrarci nel momento in cui questa cosa così importante riguarda o noi o una persona vicino a noi, e quindi guardare negli occhi la medusa è fondamentale, così come tutta la terminologia bellica, la lotta contro i tumori, distruggere le cellule malate, annientare, la guerra... mette in campo una serie di soldatini e di carri armati che allontanano e fanno perdere lucidità su una cosa fondamentale come la vita. E quindi nel momento in cui Mattia dice quella frase a sua madre, in realtà sto dicendo io, faccio dire al mio personaggio una cosa di cui mi sono assunto la responsabilità, che è difficilissimo da accettare. Quante volte, quando abbiamo perso una persona cara per malattia, qualcuno è venuto a dirci ha smesso di soffrire, no? Prima Marco Missiroli parlava di cliché. Questo è un cliché della sofferenza, il trovarsi a qualcuno che viene per farti le condoglianze, ti piange addosso e finisci per farle tu a lui perché lo stai consolando. È una cosa molto comune che abbiamo vissuto tutti quanti. E quindi mi sono detto, c'è anche il cinismo, c'è anche la cattiveria, perché nessuno dice mai, ad esempio, quanto si può dormire bene la notte successiva alla morte di una persona cara che è stata malata per tanto tempo. Perché non la mettiamo noi stessi, perché ci vergogniamo. E quando non soffriamo abbastanza diciamo, perché non sto così male, quanto dovrei stare male? In realtà c'è da provare quel che c'è da provare, non c'è un dolorometro che misura la sofferenza, e non c'è neanche un'uguaglianza.
E quindi invece tu come hai fatto a fare quello che hai fatto? Beh, passato vacca. Allora, come ho fatto a fare quello che ho fatto? Ho perso un po' quelli che erano gli schemi miei, Michele li conosce bene, di costruzione rigida, di spazio alla durata sulle parole, di scelti temi, di temi scelti su una base, non lo so, di sfida, e ho fatto quello che avevo voglia di fare. Parlare di un ragazzino che diventa a un certo punto adulto attraverso il sesso e la letteratura, e l'ho fatto attraverso una lingua che doveva essere tirata come la sfoglia, come fa mia madre la sfoglia. C'è una regola in Romagna per fare le tagliatelle, ma anche i cappelletti: la sfoglia deve essere alzata, deve essere messa contro la luce. Se vedi la lampadina definita è buona, se vedi la lampadina sfocata non è buona, se vedi, non vedi la lampadina neanche la luce, è fatta buona. Se vedi la lampadina però hai pochi minuti prima che si rompa. Quello era il punto esatto della mia lingua. Non essere leziosa, non essere troppo dura, essere adelfiana al punto giusto e non troppo adelfiana. Solo questa porcellana poteva tenere dentro una cosa incandescente. Allora gli ho chiesto alla Fiorella: tu come fai a fare la sfoglia ogni volta? Niente, conti i passaggi di Mattarello. Si dice Mattarello qui? Conti i passaggi di Mattarello, però molte volte ci sono dei giorni in cui il Mattarello lo spingi troppo, perché o sei troppo felice oppure sei troppo stanco. Lì ho capito che la lingua è un termometro assolutamente emotivo di quello che noi vorremmo essere, non di quello che noi dobbiamo fare. E allora la sfoglia l'ho tirata per 2 anni e mezzo. Mentre il libro è stato scritto in 21 giorni, quella lingua io l'ho ricercata per 2 anni e mezzo, fin quando ho visto la trasparenza del protagonista e il suo dolore parlando di Eros. In questo modo, solo in questo modo, ho lasciato da parte Roth, Harry Miller, Anaïs Nin e ho fatto Missy Roli. Forse c'è anche un fatto, ti sei anche, per questa è l'impressione che ho avuto, ho letto tutte le tue cose, è come se ti fossi anche un po' liberato dall'esigenza di dover spiegare cosa stessi facendo. Cioè negli altri romanzi c'è un'esigenza narrativa, in questo caso invece c'è un'esigenza interiore che muove le cose. E la cosa che più mi ha stupito è che c'è continuamente un correlativo col corpo, con gli oggetti, con cose che sono tangibili, col tangibile. Cosa che al contrario, nei dialoghi che io trovavo, ad esempio, negli altri romanzi che hai scritto, era più nell'evocativo. Qui siamo. Non è nostalgico, secondo me, il libro, è richiama, diciamo, delle situazioni già vissute, ma sempre episodi molto concreti. Ecco, la cosa che ho notato è che è un libro, e forse è questo il motivo per cui le persone hanno così apprezzato questo romanzo, io ho sentito proprio che ogni pagina tu stessi raccontando delle cose molto concrete, molto vivibili da chiunque, che chiunque ha sentito. Cioè, se io penso ad esempio al buio addosso, io posso capire la distanza delle persone rispetto a quel tipo di dialogato, a quel tipo di mondo di riferimento. Anche il senso dell'elefante in qualche modo non è così centrato in un'esperienza universale com'è quella che proponi di libero. Sì, che poi è uno spazio molto rischioso quello lì, e te ne devi fregare. Ricordo perfettamente quando mio padre lo lesse, disse: siamo fregati, Fiorella ha fatto il libro com'è davvero, cambiamo la serratura. E aveva ragione in parte, nel senso che la prima versione era ancora più pornografica di quello che è stato poi. L'ho limato tanto, l'ho lavorato per quel discorso della lingua, ma io mi sentivo libero, perché quello lì era il discorso. Quando ero piccolo e andavamo al mare a Rimini, io cercavo sempre di arrivare per primo, mezz'ora, 40 minuti prima, perché se noi avevamo l'ombrellone, noi ragazzi, tutti in fondo, e l'ultimo che arrivava veniva guardato dall'inizio. Siccome io ero magro, bianco, altissimo, un'acciuga, portavo questi pantaloncini Sandec, la gamba mi ballava dentro, sembravo, mentre i calciatori la riempivano perfettamente, i miei amici erano tutti calciatori, io la riempivo come Olivia di braccio di ferro nelle scarpe, no? Quella roba lì. E quindi mi vergognavo, arrivavo molto presto, arrivavo prestissimo, e ogni mattina, prima di andare al mare... Sai che la gente non ci sta credendo in questo, cioè ti vede, dice, no. Vabbè, allora io me ne vado, mi uccido, sai quante volte lo diciamo sta cosa, io ti ascolto e dico, cioè io che dovevo fare, capisci? Cioè, è un sentimento comune, che c'ha comune in questo momento. Voglio dire, è psicanalisi, fammi parlare. Se volete fatemi un applauso, cioè ho ragione in questo caso, giusto, no?
ti dovevo fregare, perché cioè non è che il povero Marco lo metto qua, lo metto alla gogna, gli dico del finale, a te ti tratto solo bene perché sei bello, devi capire che a un certo punto... Comunque, vabbè, mi sta parlando una voce che è il mio superiore, ma io non l'ascolto. Allora, insomma, prima di andare al mare mi guardavo sempre le costole, erano sempre 4 e 4, 4 e 4. A un certo punto, crescendo, ho visto che le costole erano due che si vedevano e basta. E quello mi ha fatto sembrare veramente uno che cresceva. Allora, il corpo, e forse per questo il paragone con Pennac, storia di un corpo, diventa una mappa emotiva, una mappa geoemotiva quasi. Più spostamenti fai, più donne consume, più donne ti consumano e più tu porti i segni. Io volevo che questo romanzo fosse un corpo. C'è un culo in copertina, è così. E quel culo in copertina, che è un'opera che c'è dentro il libro, è quel corpo lì, segnato in parte, rotondo, in parte no, che porta i segni delle costole di quello che è stata la mia storia. Io ho apprezzato una cosa, che a un certo punto il libro non diventasse uno scrittore, perché poi c'è sempre questa roba, no? Che a un certo punto cita i libri, parla delle cose e quant'altro. No, spero che non ti sia mai venuto in mente. Ah, ok, meno male. Questa è una cosa importantissima. È abbastanza fallito il protagonista, eh? Cioè, sì, se si guarda sotto... Se non fallito, a un certo punto deve fare lo scrittore. È un eroe davvero... Anche il mio è veramente insopportabile. Però va a fare la scuola di cinema, quindi l'artista vuole diventarle. Non lo sappiamo. Dai, alla fine... Possiamo dire che i nostri libri sono un corpo a corpo, visto? Sì. Assolutamente. Io volevo chiedere un'ultima cosa a Marco sul gatto, che non c'entra assolutamente nulla con quello che abbiamo detto, e poi passare alle letture, così poi vi lascio andare a cena. Questa cosa del gatto, vabbè, c'è il gatto che ritorna in tutto il romanzo. Io ovviamente appena vedo un gatto nel romanzo mi si aprono tutte, no? Tutte le sinapsi, da Lovecraft, Burroughs, il gatto conduttore delle anime e via dicendo. E in effetti è esattamente così, secondo me. Cioè questo gatto che tu tratti bene, tratti male, poi a un certo punto tratti molto meglio, e questo gatto che scompare, che ricompare continuamente. Ecco, io questa è una domanda stupida proprio, fatta apposta perché voglio capire, cioè se tu nella costruzione di questo gatto c'è una volontà di raccontare un personaggio che in qualche modo rappresenti tutto l'excursus che tu fai spirituale praticamente all'interno del libro, o se al contrario tu abbia voluto in qualche modo omaggiare anche con questo e completare un percorso di diretto rapporto con quelle che sono le tue fonti letterarie. Te lo chiedo perché anche l'utilizzo di tutti gli incisi dei vari io narranti che ci sono sembrano, certo, funzionali alla storia che stai raccontando, ma è come se tu volessi dire grazie a una certa serie di riferimenti. Non so se questo in maniera conscia o in maniera inconscia, però anche questo personaggio del gatto è proprio tipico di un determinato tipo di letteratura, se meglio di me. Cerco di essere breve, così lasciamo spazio alla lettura, perché la domanda che mi stai facendo richiederebbe un paio d'ore a me e a Marco a testa, perché la domanda che mi hai fatto è a cosa serve la letteratura. Cioè, esatto. Implicitamente tu mi hai chiesto a cosa serve la letteratura. Rispondo con un grandissimo scrittore. Il gatto sì, Lovecraft, i gatti di Ulthar, Edgar Allan Poe, tutta quella roba lì c'è senz'altro. Ma David Foster Wallace, prima di diventare David Foster Wallace, uno scrittore moltissimo, ha fatto una specie di volontariato, forse quando era diciottenne, in un istituto di riposo. Lo racconta in un'intervista, non so se l'avete letta. In questa intervista dice che lui andava in questo istituto di riposo a leggere ai vecchietti la Divina Commedia, tradotta ovviamente, che non so che cosa diavolo fosse, ma era Divina Commedia per gli americani. Ed erano tutti quanti molto anziani o molto ormai incapaci di trattenere la lucidità in sé, e con uno di questi vecchietti, il signor, mettiamo, Jones, aveva stretto un'amicizia a Wallace era uno curioso, questo vecchietto gli stava comunicando qualcosa e quindi si fermava qualche ora in più dopo la lettura della Divina Commedia per chiacchierare con lui, che aveva voglia di chiacchierare ed era il più lucido di tutti in apparenza. E un giorno Wallace, curioso, dice: senta, signor Jones, io volevo sapere qualcosa della sua famiglia, la conosco soltanto qua, da dove è nato, da dove viene, qual era il suo lavoro, voglio sapere di più. E allora il signor Jones gli dice: ah, caro David, racconta un po' la rava e la fava, e a un certo punto dice: e la mia famiglia comunque arriva da est, dalle montagne rocciose. E Wallace, che era un piccoglione di prima categoria, fa: no, senta, signor Jones, va bene, ma le montagne rocciose sono ovest. No, sono est, glielo assicuro, sono ovest. E il signor Jones ha detto: senti ragazzo, se io faccio così, sposto le montagne rocciose dove voglio io. E Wallace dice: ho capito che a quello serve la letteratura. È un po' facile prendersi l'applauso su Wallace, eh?
No, scherzo. Io adesso, dato che vorreste fare delle domande, però, come dire, per fare le domande poi c'è quel momento un po' liturgico dell'attesa, allora noi introduciamo le vostre domande, che saranno brevi, con una lettura dal libro di Marco, su una costruzione che hanno fatto Matteo Alfonso e Marta Antonucci, che approfitto di ringraziare, visto che domani non potrò ringraziare, poi devo ringraziare anche Carla Turinetto, Elvira Bonfanti, Luca Borzani, Palazzo Ducale, Marco Missiroli e Marco Peano. Adesso Matteo Alfonso e Marta Antonucci ci leggeranno un pezzo dell'invenzione della madre di Marco Peano. Grazie. Marco Peano. L'invenzione della madre. Rifugiarsi nelle immagini. Spesso Mattia al lavoro si annoia. Per fortuna prima o poi la sera arriva, e con essa il momento che Mattia preferisce in assoluto. Poco prima della chiusura accende il televisore più piccolo e il videoregistratore. Poi recupera da dietro il bancone la borsa a tracolla. Estrae una delle videocassette che si porta sempre dietro. La infila nella bocca dell'apparecchio. Si siede al buio, da solo. Quando la proiezione inizia, Mattia si quieta. Le immagini che scorrono sullo schermo sono quelle della madre quando era sana. Riprese che ha fatto lui stesso con la videocamera anni prima. Immagini rubate a una gita, a una festa di compleanno, a una cena coi parenti. Brevi sequenze sgranate, inquadrature imprecise, fuori fuoco, sovraesposte. Il negozio è un luogo neutro. Non c'è nulla di legato alla famiglia, ai ricordi. E questo amplifica la potenza delle immagini che si susseguono nel piccolo televisore, così come il riverbero delle voci che arrivano dal passato. Quel gracchiare indistinto nelle scene in cui il microfono era troppo vicino a chi stava parlando è un balsamo per le orecchie di Mattia. Ogni tanto si sofferma su un dettaglio. Contempla il viso della madre come se lei già non esistesse più e lui potesse vederla solo in quelle occasioni, come in sogno. Eppure, se volesse vederla, basterebbe andare a casa sua, di là, e la troverebbe, malata, ma viva. Un figlio che muore per un genitore è come un film che hai visto dall'inizio e del quale sei certo di sapere tutto. Un genitore che muore per un figlio è come un film che hai visto da metà e del quale sei certo di ignorare molto. Quando i DVD sono usurati e i clienti si lamentano che a un certo punto il film si è inceppato e hanno dovuto far ripartire la proiezione o sono stati costretti a saltare alcuni minuti per arrivare alla fine del film, il capo, anziché restituirli alla ditta che li distribuisce, li regala a Mattia. Al figlio piacerebbe potersi muovere random avanti e indietro nell'ultimo anno in cui la madre è stato accanto a lui. Lui accanto a lei. Attraversarlo, seguendo un nuovo intreccio per recuperare i momenti più preziosi e mescolarli ai più terribili. Del resto a Mattia certe giornate sembrano dei montaggi fatti ad arte, composti da episodi che ha già vissuto. Il giorno in cui lei ha tentato inutilmente di alzarsi dal letto ed è scoppiata a piangere, furibonda con se stessa e con il suo corpo, ha preso a colpirsi le cosce con i pugni. La sera che si è versata addosso la zuppa perché il cucchiaio le era sfuggito di mano. Ma anche il giorno in cui lei gli ha chiesto se per favore poteva spostare la tenda davanti alla finestra per vedere bene il giardino fuori. La volta che Mattia ha detto che sonno. E poi ha appoggiato la testa sulle gambe della madre e lei ha preso a accarezzargli i capelli, cantandogli una ninna nanna. La domenica, in cui erano tutti a pranzo insieme, la televisione in sottofondo si preparava a commentare le partite di calcio. Mattia aveva diviso un budino con la madre, mangiando nello stesso piatto. Ma anche quando lei non voleva prendere una medicina e il figlio, inferocito con la madre, le ha dato uno schiaffo in faccia e la madre non ha reagito. Persino i ricordi peggiori, quelli di cui Mattia si vergogna, sono da salvare. Inventare per continuare a esistere. Mattia fissa il soffitto, ascolta il vento che fischia fuori. Conosce quel suono,
ha imparato a decifrarne il rumore tra le foglie. È il ventre vuoto della madre che cerca la terra. Di notte, le viscere del mondo si spalancano, rivelando una porzione di terreno grande esattamente quanto il corpo di lei. Ma finché madre e figlio riescono a stare barricati lì dentro, sono al sicuro. Finché quella notte persiste, lasciando tutte le cose addormentate. Finché la tessera della videoteca, il libretto dell'automobile e tante altre cose possiedono il suo nome, la morte non potrà arrivare a reclamarli. Gesti. Svegliandosi accanto alla madre viva, Mattia decise di spogliarsi nudo. Mancava davvero poco. Dovevano allertare il comune affinché quelli delle onoranze funebri provvedessero a liberare un loculo nella tomba di famiglia. Ma né Mattia né il padre sapevano dove cercare il coraggio. Il figlio osservava il mondo circostante con sospetto. Anche il gesto più inoffensivo, come cambiare le lenzuola, nascondeva un'insidia. Tutto in quei giorni sembrava avvenire per l'ultima volta. L'espressione "in quei giorni" di solito si usa per indicare due situazioni precise, codificate. Le sacre scritture, in quei giorni Gesù se ne andò sul monte, e le mestruazioni negli spot. In quei giorni voglio sentirmi libera di... per raccontare il sangue di un uomo unico e quello di tutte le donne. Si tolse i vestiti con la lentezza di uno sposo e si piazzò di fronte a lei. Le parlò. Quel ragazzo di 26 anni parlò a quella donna morente di 54 anni, ormai incapace di rispondere. Davanti a quegli occhi strettamente chiusi disse: questa è l'ultima volta che mi vedi così com'ero quando sono nato. Poi si avvicinò e, dopo aver sollevato una di quelle mani incoscienti, se la portò sulla pancia all'altezza dell'ombelico. Non avrebbe mai smesso di restituirle ciò che aveva ricevuto. Miracolosamente, o forse per via di uno spasmo, gli occhi della madre si mossero. E se mi infilo nel letto con te? Chiese, stringendole più forte la mano, al che lei biascicò un "va bene" o qualcosa che il figlio volle interpretare come un assenso. Con solennità Mattia liberò i ganci che reggevano le sponde di contenimento e si infilò in quel letto, stando un po' in bilico e un po' raccolto per non costringerla a spostarsi, cosa che le sarebbe risultata impossibile. Sotto le coperte, nudo, si addormentò. Io volevo solo lasciarvi lo spazio per le domande. Se avete qualche domanda da fare, io finisco i ringraziamenti, che prima ne ho fatti metà, adesso faccio l'altra metà dei ringraziamenti. Bisogna dividere, giusto? Perché altrimenti poi diventa noioso. Quindi adesso ringrazio tutta quella parte che mi ha seguito, diciamo, dal punto di vista più social. Quindi ringrazio principalmente Francesca Marson, che mi ha seguito per Nuvole d'Inchiostro, Maria Anna, che mi ha seguito per Casa Lettori e ha seguito tutto il festival e tutti gli incontri che ci sono stati. Se avete qualche domanda da fare, questo è il momento. Se volete chiedere qualcosa di più personale a Marco Peano e Marco Missiroli, sono qua. Se volete comprare i libri, uscite, fuori c'è la libreria Amico Ritrovato che ci sta supportando per il festival. Grazie, grazie a tutti. A Michele Vaccari. Bravo Michele. Sì.